Bentornati ad ore 7, è arrivato il momento dell'ospite per commentare quelle che sono anche le notizie del giorno. Ci colleghiamo via Skype con Diego Bellotto, presidente di Confcommercio Tarvisio. Buongiorno e grazie per aver accettato questo collegamento in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a te buongiorno a tutti i telespettatori. Allora partiamo dalla notizia del giorno. Oggi poi si scatenano le reazioni dopo la chiusura degli impianti fino al 5 marzo. Ha parlato Fedriga, il presidente già ieri sera ha espresso il suo parere dicendo che il nuovo governo deve cambiare sistema e poi anche Da Pozzo ha parlato dicendo modalità di scelta. Offensiva. Siamo nelle pagine del Messaggero. Un brutto colpo dell'economia di montagna di cui speranza il ministro con ogni probabilità non ha alcuna conoscenza. Allora, un primo commento a caldo tuo. Certo, sicuramente il nostro presidente da Pozzo, ma anche il presidente della regione, rispecchia un po' il loro pensiero, quello di tutti gli operatori. L'incompetenza del, del gestire queste, queste cose. Così, in maniera all'ultimo momento, senza contare, insomma, quello che significa anche mettere in piedi. Guardi, solo ieri sera, eh, come è uscita questa notizia, noi avevamo comunque l'albergo, non dico pieno in questo periodo perché eh, poco ci mancava comunque. Ma eh, a oggi sono già vuoto. Ecco. Vedete anche questa pagina, oltre 15.000 sciatori costretti a rinunciare sono i fulani che sono preiscritti al sito di promoturismo prima dello stop imposto dal Ministero della Salute. Ma farai vedere a Bellotto una foto, una foto della Cabino Via dell'Ussare di ieri, eh, perché ieri c'erano diverse code, folle, non solo le montagne, anche al mare. Un commento anche su questa foto? Mi sento di dire che chi posta foto del genere l'avevo già viste su su Facebook o in internet eh, posso dire che eh, come si suol dire la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Fammi vedere anche i supermercati, le farmacie. Queste cose sono all'ordine del giorno, mi risulta tutti con la mascherina. Eh, certo, forse un po' di più distanziamento, ma non è una cosa ingestibile. Bastava postare le foto poi anche delle piste o dell'Usari o dei laghi di Fusine, de, di dove si può ciaspolare, eccetera. È ovvio che eh, il distanziamento con, con l'enorme spazio che abbiamo... Era, è è un'altra cosa, insomma, non, non, non me la sento di commentare una foto del genere. Cioè, è come dire: okay, buttiamo benzina sul fuoco. Cioè. Non funziona così. Bisogna un po' anche capire che c'è questa grande necessità di uscire dal, dal familiare, dal, dalla situazione di, di chiusura in cui viviamo e la gente, come può muoversi, è normale, si muove. Il governatore del Veneto, Zaia, nel Corriere della Sera chiede anche i danni. Il blocco annunciato quattro ore prima, i ristori non bastano, vanno pagati i danni. Immagino che tutti sono in attesa dei ristori, ma appunto Zaia dice che ci sono anche dei danni da, eh, da pagare. È così anche per eh, Belotto? Assolutamente, io penso eh, a tutte le, le stazioni insomma, sciistiche, a tutte le strutture ricettive che si sono organizzate, hanno, hanno fatto scorte, hanno messo in piedi un meccanismo un po' complesso e eh, così, come sempre all'ultimo momento, eh, in maniera veramente così, direi sprovveduta, io consiglio anche al Ministro Speranza di venire a vedere. Come funziona questo mondo? Che probabilmente non ne ha la più pallida idea. È giusto perché i ristori sono sempre una cosa insignificante. Non vengono dati comunque sulla base delle perdite, ma prendendo un mese che per la montagna è ridicolo eh, come punto di riferimento. Quindi i ristori non sono ciò che a noi serve: a noi serve la possibilità di poter lavorare, arrangiarci, e, e creare eh, ciò che serve per pagare i nostri debiti, i nostri fornitori, i nostri dipendenti, per dare, mettere in piedi un meccanismo economico ben più importante del singolo albergo o del singolo noleggio sci eh, o del ristorante perché anche il commercio vive di, di turismo come noi e quindi ha ragione Zaia servono i danni e i danni deve pagarle, pagarli chi, eh, devono pagarli chi, chi non ha la più pallida idea di quello che sta facendo perché Vieni, vieni in montagna, vieni a vedere come funziona, dopo puoi fare le regole, che per l'amor di Dio la parte sanitaria è fondamentale, però qui ho la vaga impressione che tutto sia fatto con la paura di... Queste cose si sanno prima, se hai paura ok, ma non illudere, non prenderci in giro, ci sentiamo letteralmente presi in giro da un sistema che evidentemente non conosce il nostro mondo. Come possono essere quantificati questi danni ad oggi? c'è già una stima? Eh beh, calcolando che abbiamo fatto forse, chi è stato più fortunato ha fatto forse il 30% del fatturato parlo di tutto il periodo eh, Natale, Capodanno fino a oggi, con un'ulteriore chiusura eh, andiamo a, ad aumentare questa perdita e il problema è che proprio eh, non, non si fa questo tipo di calcolo, le, le situazioni, eh, bisogna, bisogna cambiare metodo, bisogna cambiare sistema perché così ora eh, non si sputa sopra i soldi, però. Eh, poche migliaia di euro, 2, 3, 4, 5 mila euro che sono arrivati fino ad oggi, eh, cioè veramente è ridicolo, non, non paghiamo neanche la, le bollette con quei soldi, le strutture nostre hanno dei costi eh, importanti, viviamo in questo periodo costantemente a meno 15, meno 10 di, di, di punta massima durante il giorno, quindi il riscaldamento va a H24. Certo, come si può reagire adesso dopo questa notizia? A Sapada qualche settimana fa avevamo già sentito qualche operatore delle strutture di Sappada, avevano già detto lasciamo perdere la stagione invernale, programmiamo quella estiva perché proprio eh, evitiamo così di, eh, di, di creare ulteriori difficoltà, crearci delle difficoltà, quindi c'è chi aveva già programmato l'estate. Voi a Tarviso come pensate di ripartire adesso? Guarda, sen, sono in costante contatto con i colleghi di Sapada, quindi conosciamo la situazione. Molti, alcuni avevano anche aperto in funzione di queste, eh, di queste riaperture degli impianti, eccetera, e ora si vedono costretti a chiudere. Qui a Tarvisio la situazione è circa la stessa. Magari eh, mi sento di dire. Eh, ai nostri corregionali, visto che non ci si può muovere fuori dalle regioni, ci sono ciaspolate, ci sono passeggiate, c'è sled dog, eh, i cani da slitta che si possono fare, ehm, c'è il um, sci alpinismo, il sci di fondo. Eh, venite a trovarci a Tarvisio e, e magari fate un salto anche nei nostri negozi che abbiamo eh, un bel assortimento di merce. Eh, per quanto riguarda la situazione, posso dire che serve oggi una campagna promozionale per l'estate importante eh, mh, per tutto il comparto, sia montagna che mare, perché ho i colleghi al mare che eh, trepidano anche loro per poter riaprire e iniziare anche loro a poter guadagnare. E, e, il, Bisogna fare una campagna promozionale del Friuli Venezia Giulia importante a livello regionale e anche locale. E qui mi rivolgo magari al presidente Fedriga, all'assessore Bini, ma sicuramente anche a, a tutte le, le, le istituzioni che, che, che dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme per poter fare una campagna. Eh, importante, forte, perché il Friuli è straordinario: c'è mare, montagna, storia, arte, cultura, eh, cibo. Assolutamente buon cibo, perché tutti stiamo cercando di, di migliorarci e di offrire un prodotto superiore e quindi. Mi sento di dire questo, speriamo che, che la situazione pandemica venga messa sotto controllo, che arrivino questi benedetti vaccini e, e, e che amplino un po' la possibilità di poterli fare a tutti e, e, e iniziamo magari una lenta eh, discesa verso una situazione migliore. Grazie, grazie mille a Diego Bellotto, Presidente di Confcommercio Tarvisio, ci rivedremo perché tra poco partiremo per Tarvisio proprio per fare diverse interviste e capire un po' com'è la situazione oggi nel suo territorio, quindi grazie mille e buona giornata e in bocca al lupo per tutto.